Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Assassin's Creed Mirage. Allora, off camera ho fatto un po' di quest secondarie, cioè qua nel pannello dei contratti. Ho potenziato un po' i talenti qui di Basim, ok. Se voi ora guardate anche l'inventario, ho la spada al secondo livello, ok, regà. Qui adesso c'ho le monete dei favori 2, moneta dei favori del volere 1. E quindi ora siamo pronti per continuare la nostra campagna alla ricerca di Fulad. Ah, ho già potenziato la spada perché ho trovato il fabbro che si era buggato nello scorso episodio, se ben ricordate, raga, quando ci siamo salutati il fabbro era leggerissimamente buggato e quindi adesso andiamo per di qua. E devo dirvi, raga, che il combat system, per quanto bello è, non è che a volte si capisca bene quando devi parare, quando devi schivare, cioè perché è lento a mostrarti le cose. Cioè, il più delle volte, almeno a me, non so voi, ma a me capita che il tipo in questione... C'è un mercante qui. Aspetta, c'è uno che mi potrebbe vendere roba. Ma stai a D, da questo lato. È un bottegaro? Salve! Salve. Salute a voi. Mostrami quello che hai. Vorrei controllare l'assortimento. Prego, fate con comodo. Oh. 500. Allora, vediamo se possiamo vendere roba. Queste quante... Due. Trenta, otto. Vabbè, proviamo a vendere tutto e vediamo quanto è. A 3,40. Mannaggia Allora è lui. tutto? Volevo prendermi la tenuta quella là. Moneta del valore. Ok. Si è fatto tardi. C'è il bottegaro. Potevo borseggiare ma non l'ho fatto, regà. Anche che le guardie sono proprio lì, quindi non è che mi convenga. Allora, in quelli d'oro, regà, essendo i più facoltosi, diciamo i più ricchi, borseggiarli diventa abbastanza difficilotto. Guardate, eh. Però ci siamo riusciti. Ah, sono i manufatti di Derwis, ok. Ne abbiamo uno. La prigione di Damasco. Ora, qua non è che c'è un qualcosa per arrampicarmi, no, eh? Devo arrampicarmi alla vecchia maniera, ok. E lui è qua, eccoti. Eccola, crudele e implacabile, proprio come allora. Siete stato imprigionato qui? Oh no. Non ci sono mai entrato. A dire il vero, non sono mai andato oltre questo punto. Era da qui che facevo volare il mio aquilone sopra le mura della prigione. Aveva dei colori unici, sai? Lo avevo cucito insieme a mio padre quando ero un ragazzo. E così venivo qui tutti i giorni, sperando che un soffio di vento lo innalzasse e che lui, vedendolo, potesse sapere che ero qui. Chissà se lo ha mai visto. Avete sofferto come me e me ne dispiace molto. A me no. Il dolore ci indica la via. Ci rammenta ciò che siamo e ciò che saremo. Parlando di vie, ne vedo una sola e non è percorribile. No. Dobbiamo trovare un modo per farti entrare di soppiatto. Questa ci aiuta. Ma dove l'hai presa? Beshi.
Mi ha detto che queste monete hanno un grande valore tra la gente comune. È così. Potresti corrompere le guardie e indurle a non badare a te. Oppure potresti assoldare dei mercanti. Vedremo quale idea mi ispira di più. Ora è tempo che io ritorni allo studio. Che Allah ti protegga. Libera Ali Ibn Muhammad, il capo della ribellione, ok. Vediamo un po' a chi potremmo chiedere. Quello c'era proprio l'al coso. Codice, eccolo là, guarda. Signori, voi siete scaltri uomini d'affari. Potrei farvi una proposta. A patto che sia vantaggiosa, amico mio. Di che si tratta? Devo entrare nella prigione, in segreto. Ho pensato che potreste farmi passare per un vostro aiutante. Si può fare. E in cambio? Questo conio. Lo riconoscete? Bene, bene. Una proposta più che vantaggiosa. Resta vicino a me e fa come ti dico. Ops. Prendiamo la cassa e hop. Fate largo! Guardie, vi fareste cortesemente da parte? Sì, sì. Vi prego, fate largo! Permesso! Attenzione! Capitano scelto condurrà un addestramento con la lancia domani. Vedete il maestro all'opera. Dobbiamo seguirlo. Non vi disturberò oltre. Molte grazie, Sadiki. Entriamo nella tana del lupo. Allora. Dove sei? Magari è qua lui. Non allarmatevi. Non
Cosa? Era testivo. Ancora? La tua fine! Cazzo è? Ottimo lavoro! Ma sii paziente! Ricevuto! Io ti ucciderò! Ok... parlare con te? Quanto pare no. Ma dov'è che devo... Ma perché non mi fa parlare? Boh. Ehi, non ci vorrà molto! Fermati! Allora, io devo trovare coso. Dove sarà? Chi ti ha fatto questo? Il carceriere. Dov'è ora? Con un altro. Sotto di noi. La morte... per lui giungerà presto. Potrebbe trattarsi di Ali. Prego che non sia tardi. E come faccio a scendere però io? Che mi dice che è sotto di noi. Ah, di qua. Non credevo che avrei visto un demone nella realtà, ma quell'uomo lo è. Non abbassare la ciò che vuole il carceriere. Vuole farci cedere. Ah, e ci è riuscito. Non devo rallentare. Touch. C'è tanfo di sudore e disperazione.
di tua madre. Io posso andare avanti quanto voglio, vero? Tu invece, quanto reggerai? Scopriamolo insieme. Che ne dici? E tu saresti? Basim, amico di Nur. Ma ora è meglio risparmiarsi i dettagli. Dobbiamo tirarti fuori di qui. Rallenta il passo, ragazzo. Non possiamo ancora andarcene. Devo entrare negli alloggi delle guardie. E perché? Tu stai cercando Al-Hul, non è vero? Le guardie sono al suo servizio. Scortano vari gruppi di prigionieri e li portano a scavare con il favore della notte. Se troviamo i loro ordini, forse scopriremo dov'è diretto Al-Hul. Ti sei convinto adesso? Non allontanarti, fa piano. E poi non... Oh, andiamo, Basim. So come difendermi. Davvero? Con cosa? Cerchiamo solo di non colpirci a vicenda. La cosa mi piace. Dimmi, Basim, voglio saperlo. Come hai fatto ad arrivare fin qui? Facile. Pancia in dentro e mi sono infilato nelle crepe. Devo farti i complimenti. So che alla tua gente piace muoversi nell'ombra, ma anche il ladro più scaltro si terrebbe lontano da questo posto. Ali, un giorno ti racconterò del mio passato. A quel punto capirai. Mi fai incuriosire. Allora, vediamo la sala delle guardie dov'è? Delle guardie è oltre la porta. Sono qui dentro! No! Non abbiamo molto tempo. Abbattetela! Ali! Ho capito! Lì, dove c'è l'armatura? Presto! Ce l'ho! Dall'Oroshan, la mia maestra. E con i tuoi ribelli alla roccaforte del mulino, io rallenterò le guardie. Ora va! Fermi la porta! Ecco, dove sei? Diamo i rinforzi! Le guardie sono ancora in allarme. Finché lo saranno, non potrò raggiungere Ali. È un rischio troppo grande. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso mi devo solo... ingegnare qua, ok. E tornare. Allora, devo ridurre la notorietà. Thank you.
riduciamo la notorietà. Mi stanno dando la caccia. Devo vedere dove caspita sono i manifesti. Comunque, pentitevi o conoscerete l'ira di Allah. Qua ce ne sono degli altri. Pessima sorpresa. Ok. Cittadini, vi segnaliamo la presenza di una notevole... Sono dilungato anche troppo. Non temete. Devo trovare Ali per avere informazioni su alcuni. Ne va a male, non me l'hai segnata questa? E c'è qualcuno che la considera arte. Ok. I ribelli si trovano nelle terre al mulino del nord, ok. Vabbè, farò un taglio e ci troveremo direttamente là. Molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.